Maria Nadotti, buongiorno. Buongiorno. E benvenuta, benvenuta qui nel posto delle parole per raccontare un libro che non basta sicuramente il tempo di questa conversazione, non solo per le sue 350 pagine, ma proprio per la grande presenza di spunto, di osservazioni, di idee e veramente di spirito critico che c'è in questo libro e nei libri precedenti di Berger. Paesaggi a cura di Tom Overton. Lei ha curato l'edizione italiana e la traduzione. Maria Nadotti. Semplicemente una differenza tra, in maniera molto pratica, tra curare un libro e tradurre, perché quella parola cura sembra che necessariamente debba essere un po' raccontata, perché bene sappiamo del lavoro e del lavorio dei traduttori, ma la cura in che cosa consiste? Io premetto che la traduzione di per sé è un formidabile lavoro di cura. Cura nel senso stretto del termine. Curare, far sì che le parole di uno scrittore, di una scrittrice di altra lingua, di altra cultura, di altra epoca, di altro spazio geografico, queste parole arrivino da noi intatte, sane, forti, chiare. In perfetto stato. Quindi c'è molta cura nel lavoro di traduzione e la cura, tra l'altro, che comporta il mestiere di traduttore è una cura flessibile, agile, che deve continuamente ripensarsi. Premesso questo, quella che poi invece nei frontespizi dei libri viene definita cura è un lavoro aggiuntivo, diciamo, rispetto alla traduzione. In cosa consiste, per esempio, nel caso specifico di un volumone come questo, Paesaggi di John Berger, peraltro già curato dal curatore britannico Tom Overton e poi ricurato da me per l'edizione italiana? Consiste sostanzialmente nell'inventarsi, in questo caso, un libro che non c'era da parte dell'autore. John Berger non ha creato questo libro. Questo libro è nato, diciamo, dalla volontà, dal desiderio del curatore inglese e poi da me di mettere insieme una serie di testi di John Berger, scritti da questo autore, pensatore, intellettuale, critico, in tempi diversi e su oggetti diversi. E questo è proprio merito del curatore inglese Tom Overton. L'idea era di consegnare ai lettori di tutto il mondo una sorta di antologia, summa, di quello che potremmo definire un po' il pensiero teorico di John Berger in materia di varie cose, letteratura, critica d'arte e molto altro, e vita, vivere. E il libro è costruito in un modo che aiuta i lettori e le lettrici a entrare in questo pensiero così articolato. Qui è diviso in due parti, a grandi linee è diviso in due parti il volume. La prima parte è una mappatura, cioè come se i testi scelti per questo volume dovessero offrire a chi legge una sorta di atlante proprio di pensiero. La seconda parte invece, non a caso definita terreno, è un'applicazione concreta di questa mappa a dei territori specifici, fisici. Che so, lo scrittore applica il suo pensiero a dei luoghi precisi, la Palestina, altri tanti. In più, in questo volume, il curatore inglese ha scritto una propria prefazione, dando le sue motivazioni, e io ho aggiunto per l'edizione italiana una postfazione che ho voluto chiamare, intitolare L'ospitalità del pensiero, perché secondo me questo libro, come molte altre opere di John Berger, dà conto di quella che per me è un luogo cruciale del pensiero e della produzione della scrittura di John Berger. Il tema dell'ospitalità si scrive per invitare chi legge a entrare in uno spazio che è di chi scrive, ma che non può che essere già offerto, aperto a chi entra attraverso la lettura. Entrare
attraverso la lettura, entrare attraverso la lettura in questi paesaggi che sono paesaggi altri da quelli che noi possiamo affrettatamente pensare. I paesaggi di John Berger sono sguardi che si posano in modo molto particolare, perché John Berger, lo diceva poco fa lei, è giornalista, pittore, scrittore, non bastano queste tre definizioni, è molto molto altro ancora. La sua pluralità è veramente grande. Io mi scusi se parlo di me, la prima volta che ho incontrato gli scritti di John Berger è a causa di un titolo di un libro che sono andato a riprendere poi leggendo Paesaggi, perché mi aveva affascinato il titolo, e il titolo era E i nostri volti, amore mio. Era l'inizio di una lettera che lui scriveva agli altri. Ecco, il senso della e i nostri volti, amore mio, leggeri come foto. Ecco, il tema della leggerezza, il tema della. Anche qui, in questo titolo di libro, ritrovo le sue parole, Maria Nadotti, quando lei parla dell'ospitalità del pensiero. E l'ospitalità del pensiero è una definizione molto calzante nei confronti di John Berger. È un pensiero che ospita, ma l'ospitalità del pensiero è qualcosa che si fa sicuramente in forma sempre più carsica, si sedimenta, ma nella sedimentazione crea uno sguardo nuovo, e a questo un po' tendeva John Berger. Sì, mi sembra proprio di sì, e tra l'altro approfitto di questo suo riferimento a quel libro che a me è molto caro, che è molto caro a John Berger, e che l'ho ritradotto integralmente rispetto all'edizione che lei ha in mano, l'ho ritradotto integralmente e uscirà a breve, sempre per i tipi della casa editrice Il Saggiatore di Milano. E allora questa è una notizia, quindi ci diamo Sì. già sicuramente un appuntamento per raccontare questo libro nella nuova traduzione che uscirà, ha detto? Ma io penso primi del 2020, il libro è già nelle mani dell'editore, quindi proprio i tempi tecnici della produzione, cioè la trasformazione di una cura e di una traduzione in libro. È a breve. E sa perché le dicevo questa cosa, le davo questa notizia, diciamo? Perché il lavoro di scrittura, secondo John Berger, che era un lavoro di creazione di uno spazio aperto e ospitale, era un lavoro che anche il traduttore deve fare. Anche il traduttore non solo deve stare sulle parole, sui pensieri, come dire, sulla preistoria del pensiero di colui o colei che sta traducendo, ma deve anche ricreare quell'ospitalità lì, deve ricreare quell'ospitalità in un'altra lingua. E allora, come già dicevo quando rispondevo alla sua prima domanda, la traduzione non è mai una cosa definitiva, non può che pensarsi e ripensarsi e adattarsi di continuo al testo, evidentemente, ma anche a quello che va succedendo nel mondo e quindi nel tempo in cui chi traduce traduce e anche nel suo tempo soggettivo. Tutto questo per dire che, ed è importantissimo, in questa raccolta di saggi intitolata Paesaggi, che come diceva giustamente lei, non sono i paesaggi, le vedute, non sono appunto le campagne inglesi o che so, è il paesaggio appunto relativo alla mappa interna di chi scrive. E c'è un saggio bellissimo in questo volume che si chiama, aspetti che le dico precisamente qual è il titolo, che non c'è nell'edizione inglese, ma che io ho assolutamente voluto nell'edizione italiana, perché secondo me è una specie di gioiello e summa di come John Berger concepiva la scrittura. Il titolo esatto è Disperso al largo di Cape Wrath. E in questo scritto sulla scrittura, su come si costruisce un racconto, su come si costruisce un testo, John Berger dice una cosa preziosa per chiunque scriva e preziosissima per chiunque legga. Dice che sostanzialmente la pagina è uno spazio da arredare. Quindi se lo si riempie troppo, per esempio, o se si mettono le parole mobili,
in modo caotico, se le si ammucchia, se si toglie letteralmente il fiato a chi ci deve entrare, se non si lascia per esempio spazio al silenzio o ancor più al mistero, chi legge non può essere che un passivo, come dire, osservatore da fuori. Invece perciò mi era cruciale costruire i testi prevedendo una sorta di non solo ospitalità, ma anche di complicità con chi legge, che a un certo punto chi legge sappia dov'è e possa immaginare, senza dire tutto, soffocarlo con le spiegazioni, possa partecipare insieme a chi scrive letteralmente alla scrittura del testo attraverso la propria lettura. Ed è un testo, secondo me, a parte bellissimo, ma è un testo prezioso per chiunque voglia riflettere su che cosa voglia dire scrivere non per se stessi, non in un atto narcisistico, solitario, solipsistico, ma scrivere per raccontare qualcosa a qualcuno che possa a sua volta raccontare poi. Il senso della testimonianza, e qui vado a riprendere, spero di non essere fuori tema, proprio dalla sua postfazione, Mariana Dotti dell'ospitalità del pensiero, come l'ha titolata, per seguire le sue parole. Vado a riprendere quel testo che John Berger ha raccontato per gli attori operai, se ricordo bene, ed è un testo illuminante. È un testo illuminante perché non è rivolto solamente a quelle persone, ma io quando mi sono imbattuto in queste parole, mi sono imbattuto nelle parole che noi dobbiamo attraversare ogni giorno della nostra vita. E le parole sono queste: tu attore, prima di ogni altra arte, devi possedere l'arte dell'osservazione, poiché non ha importanza come tu appari, ma quello che hai visto e che mostri. Merita di essere conosciuto quello che sai. Ti osserveranno per vedere il grado di perfezione con cui tu hai osservato. Ma la conoscenza dell'uomo non l'acquista chi osserva solo se stesso. Troppo lui si nasconde di fronte a se stesso. E nessuno è più saggio di lui. Quindi la vostra preparazione deve cominciare in mezzo agli uomini vivi. La vostra prima scuola sia il posto di lavoro, la casa, il quartiere, sia la strada, la metropolitana, il negozio, tutti gli esseri umani li dovete osservare in questi luoghi, gli estranei come se fossero conoscenti, ma i conoscenti come fossero estranei. Ecco, questo è la creazione di uno sguardo e ospitare quindi un pensiero che veramente accolga in modo completo. Questo vale sicuramente per l'artista, questo è chiaro, perché l'artista non deve essere solo chiuso nella sua torre d'avorio, ma l'artista per creare l'arte, per fare, per dialogare con se stesso e con gli altri, ha bisogno di relazionarci. Ma queste parole ci vengono incontro, Mariana Dotti, a nessuno escluso. Però bisogna aggiungere una cosa, mi ha fatto un grande piacere sentire queste meravigliose parole lette così bene da lei, premessa, ma va detto una cosa, queste parole non sono di John Berger, sono di Bertolt Brecht. Cosa succede? Nell'edizione inglese di Paesaggi, quindi Landscapes, c'è un testo che John non scrive, ma traduce. Tenga conto che John Berger, insieme alla moglie dell'epoca, Amia Bostock, traduce Bertolt Brecht e questo meraviglioso testo poetico intitolato Discorso agli attori operai danesi sull'arte dell'osservazione. Ecco, John e Amia Bostock traducono questo testo di Bertolt Brecht in un'epoca in cui la veramente insulare Gran Bretagna non aveva ancora importato le opere di pensatori grandissimi europei, Bertolt Brecht, Barthes, c'erano tantissimi scrittori che proprio John Berger traduce e importa. Quindi, secondo me, per tornare al tema dell'ospitalità,
c'è questo lavorio proprio, che John Berger fa coerentemente, rigorosamente, continuativamente, accanto alla propria opera di scrittura, che vuol dire anche una cosa molto ardita, secondo me, e assolutamente non narcisistica, pensarsi come autori, scrittori e passeur, cioè persone che hanno la responsabilità di far conoscere parole e pensieri non necessariamente propri, ma di cui i propri pensieri si sono alimentati, si sono nutriti, quelle che io amo chiamare le piccole cospirazioni di John Berger, le piccole o grandi complicità di John Berger. Far vedere attraverso i propri testi o attraverso i propri lavori di traduzione qual è il paesaggio, proprio qual è il paesaggio di riferimento, e invitare i lettori e le lettrici a partecipare di questo paesaggio, a entrarci, a attraversare questi paesaggi, non necessariamente attraverso la propria scrittura, ma attraverso il proprio lavoro di cura e traduzione, che permette, appunto, che mette a disposizione, che apre le stanze, che apre, che butta via i confini, non so, che rompe le frontiere. Allora, ovviamente nell'edizione italiana di Landscapes, di Paesaggi, non abbiamo messo nella sua integrità il testo di Brecht, tradotto da John Berger e Annie Bostock, lo si trova nell'edizione Einaudi delle opere di Brecht, ma nella mia postfazione io ho voluto restituire, invitare chi leggerà in Italia a leggerselo poi integralmente nell'edizione Einaudi, questo testo di Brecht. E mi piaceva moltissimo, però è per questo che non ho voluto non nominare questa cosa anche nell'edizione italiana, perché ci tenevo moltissimo a far capire qual è stato proprio anche il lavoro di apripista che Berger ha svolto nell'Inghilterra degli anni 70-80. John Berger recensisce, questo lo abbiamo messo nell'edizione anche italiana, recensisce in Inghilterra per delle testate inglesi Barthes, recensisce García Márquez, recensisce degli scrittori ai quali l'Inghilterra arriva, o forse non sarebbe arrivata senza di lui, sarebbe arrivata molto dopo. E parliamo, ad esempio, anzitutto mi scuso per la gaffe, per questo errore a proposito del testo di Brecht che io ho regalato a John Berger. Non è una gaffe, perché lei ha capito perfettamente che le cose si tengono, che l'ospitalità è fatta anche di assumere su di sé le parole degli altri, non appropriarsene, ma identificarsi nelle parole degli altri, al punto che non è più tanto importante sapere chi le ha scritte, e farle proprie. Questa è l'ospitalità di John Berger. Ed è l'intensità anche della sua scrittura, e con la parola intensità credo che andiamo a incontrare alcuni personaggi in questo libro intitolato Paesaggi, edizione del Saggiatore. Tutto subito mi è sembrato strano, Mariana Dotti, incontrare Leopardi, e poi certo si è svelata la presenza straordinaria dello scritto di Berger proprio in questo paesaggio di questo pensiero leopardiano a noi caro, ma mai conosciuto abbastanza, fino ad arrivare proprio, riprendendo la parola intensità che ho detto poco fa, perché la parola intensità chiude il ritratto del paesaggio dedicato a Leopardi, quando John Berger dice che la realtà è sempre in stato di necessità, ecco, e quindi c'è un atteggiamento anche molto filosofico in questo testo, no? Non per niente poi c'è la citazione sulla volontà di Schopenhauer, ecco. Però il ritratto di Leopardi è veramente tutto da raccontare. O da leggere, forse. E da leggere. Pensi che nell'edizione inglese questo testo non c'è. E invece, secondo me, ci voleva per due ragioni in Italia. Uno, per dar conto appunto di questa capacità di John Berger di rompere i confini, quindi di fare da ponte tra
tra culture e tra mondi, quindi che in un certo anno, negli anni, adesso non mi ricordo esattamente in che anno sia stato scritto, mi sembra negli anni 80, Leopardi non era mai stato tradotto in inglese. E invece a un certo punto viene tradotto e immediatamente, attorno a quella traduzione, John Berger scrive questo suo testo, che è un testo filosofico, ha ragione lei, è un testo sul... adesso poi ne parliamo più dettagliatamente, ma la filosofia è uno degli elementi centrali del lavoro di John Berger e le sue riflessioni sulle grandi questioni, la morte, il tempo, il dolore, la potenza e l'impotenza che sono degli uomini e delle donne. Il suo filosofo di riferimento era Spinoza, per esempio, ma dicevo che mi piaceva molto mettere a disposizione del pubblico italiano questo saggio su Leopardi, anche perché noi ogni tanto ci dimentichiamo di cose che hanno fatto la grandezza della nostra lingua e del nostro pensiero, nostro nel senso di cultura e sapere italiano. Ecco, è come se attraverso questo breve testo filosofico John Berger ci restituisse qualcosa di nostro. E anche questo, secondo me, fa parte in questo caso, come lei diceva, di un'intensità generosa, di un'intensità che prevede anche la restituzione, non soltanto l'invenzione, ma proprio la restituzione. Dire, ho scoperto questo e te lo do anche se già è tuo, te lo faccio rivedere attraverso i miei occhi, che è poi uno dei grandi doni della scrittura di John Berger, mettere a disposizione il proprio sguardo che si appoggia, che si posa o che risponde a delle cose che potremmo vedere anche con i nostri, ma che forse non vediamo o non guardiamo. E per riprendere le parole del curatore inglese Tom Overton, a reimmaginare la sua grande portata della scrittura è proprio quella di dare a noi lettori la possibilità di reimmaginare, e non è una cosa da poco. Verissimo, verissimo. In questo senso, nella prima parte, diciamo quella che giustamente Tom Overton ha intitolato la prima parte del volume, ridisegnare le mappe, perché di mappe ce ne sono tante naturalmente, ma si possono ridisegnare, anzi si devono ridisegnare, come tradurre e ritradurre sono due attività diverse, disegnare e ridisegnare sono due attività necessarie. E allora in questa prima parte, nel ridisegnare le mappe, c'è uno scritto dedicato a Rosa Luxemburg, intitolato Un dono per Rosa Luxemburg. Invito chi leggerà questo volume a soffermarsi su come John Berger parla di Rosa Luxemburg. Ne parla attraverso un dono, appunto, che immagina, appunto, per riprendere le parole che lei ha appena pronunciato, riimmaginare. John Berger immagina o reimmagina Rosa Luxemburg attraverso l'immaginazione di un dono che vorrebbe farle. E questo dono che vorrebbe farle è una scatola di cerini, piccoli fiammiferi polacchi, e su ogni scatolina c'è il disegno di un uccello, con il nome dell'uccello. E immagina John Berger di donare questa scatola piena di uccellini, piena di disegni di uccelli, a Rosa Luxemburg in carcere. E perché immagina questo? Perché una parte della scrittura, della produzione, diciamo, letteraria e poetica di Rosa Luxemburg, le lettere dal carcere, riguarda proprio la conoscenza che nel corso del tempo Rosa Luxemburg sviluppa da lontano, dal dentro il carcere, del canto degli uccelli, del verso degli uccelli. E le lettere di Rosa Luxemburg in cui proprio fa il verso al verso degli uccelli e li racconta. Racconta che personalità hanno, che devono avere gli uccelli che fanno quel verso e non un altro. Attraverso questa conoscenza e questa passione, questo amore di Rosa Luxemburg per gli uccellini, che non vede, John Berger immagina un dono che toglie Rosa Luxemburg definitivamente
da quella specie di impalcatura politica rigida, linea, che la allontana e ce la avvicina. Ci permette appunto non solo di leggere poi le opere di Rosa Luxemburg con altri occhi, ma anche con altre orecchie, proprio con altra passione di intelligenza e di pensiero. Quindi questa operazione, che è quasi corporea, molto spinoziana, che John Berger fa sempre quando scrive, restituirci i personaggi o le opere in una maniera che ci permette di percepirle non solo con gli occhi, non solo con gli orecchi, non solo con l'intelligenza o con la cultura, ma attraverso strumenti quasi più umili, ma molto più vicini a noi, a tutti noi, con emozione, con commozione, con tenerezza. Lei ha citato il capitolo dedicato a Rosa Luxemburg, che vedo qui dalla sottolineatura che ho fatto, perché si chiude in una maniera straordinaria. Come faccio a mandarti questa raccolta di scatole di fiammiferi? E poco più in là chiude scrivendo, ed eccolo il mio dono, lo mando al tuo esempio. Ecco, un omaggio più bello per Rosa Luxemburg non poteva fare John Berger. Esattamente così. E viene voglia non solo di leggerla e di ripensarla a Rosa Luxemburg, ma proprio di immaginarsela, questa vicenda di vita che non si può lasciare solo nelle mani degli ideologi e dei politici, bisogna riprendersela. Ecco, forse è questo uno dei tanti meriti di John Berger, che ci invita a riprenderci le cose in base proprio ai nostri desideri e ai nostri bisogni. È un'apertura, anche questa è una forma di ospitalità. Mariana Dotti, in questo libro, nella prima parte, c'è una grande importanza del segno come qualcosa che rimane, ma anche del disegno. Ecco, ci sono due capitoli dedicati al disegnare sulla carta, e alla base di ogni dipinto, di ogni scultura c'è il disegno. John Berger, mi piace molto come lui ci avvicini. E avvicinare non è sicuramente un termine esatto, perché è molto più complesso. Ci avvicini comunque all'arte, a guardare l'arte attraverso anche questo modo molto particolare della partenza come disegno, perché noi siamo abituati a guardare l'arte come risultato terminato, no? come cosa finita, come è giusto che sia peraltro, no? Lui ci porta indietro, ci fa reimmaginare il gesto artistico in un altro modo. Ha ragione, per John Berger indubbiamente l'arte è un processo, non è l'opera, diciamo, non è il prodotto finale, non è da valutare come raggiungimento finale, ma è da capire nel suo farsi attraverso le mani di uno specifico artista, ma nel suo farsi anche in un'epoca storica, in una certa società, in quel momento lì, in quell'epoca lì, perché, come, quindi non è da sottovalutare il fatto che John Berger nasce pittore e disegnatore, non nasce scrittore, arriva alla scrittura per ragioni che forse sono già molto note, ma insomma diciamo che è continua, anche attraverso la scrittura, continua a fare con gli occhi. Io di questo sono convintissima. La scrittura di John Berger ha molto a che fare col disegno, con l'organizzazione della narrazione, dei pensieri, delle parole, quasi in uno spazio fisico. Quindi la pagina quasi come pagina da scrivere, diciamo, quasi come tela, quasi come foglio di carta, su cui porre le parole, disporre le parole. In un precedente volume di John Berger, pubblicato l'anno scorso sempre dal Saggiatore, il cui titolo era Ritratti, si vede una cosa interessantissima che va nella direzione, in questa direzione, e che risponde in parte alla sua domanda. Non è un caso che la relazione che John Berger, diciamo per semplificare,
critico d'arte. Lui detestava questa definizione, ma usiamola per comodità nostra in questo momento. Il suo modo di relazionarsi con le opere d'arte e con gli artisti, viventi o del passato, non era infatti da fuori, era un tentativo di, nel caso degli artisti viventi, andandoli a trovare nei loro atelier, nei loro studi. Nel caso degli artisti del passato, ricreando la stessa cosa, ricreando, immaginando di nuovo, come diceva lei prima, reimmaginando un incontro con l'artista dentro il suo studio, durante il farsi di una certa opera. Perché per John Berger questo era l'unico modo di capire cosa fosse in un'opera d'artista che ci attira, che ci chiama, che viene verso di noi. E per John non eravamo soltanto noi ad avvicinarci, erano anche le opere a chiamare noi, a venire verso di noi, così come ha molto teorizzato che l'arte del disegno, l'attività del disegno consiste proprio nel mettersi in relazione con un altro soggetto, quindi l'artista soggetto va verso un altro soggetto che può essere indifferentemente un umano, una pianta, un frutto, un oggetto, ma questa dinamica che si crea tra chi osserva e chi o cosa è osservato, e lasciare che a un certo punto chi o cosa viene osservato diventi a sua volta osservante e ti guardi e ti in qualche modo ti dica cosa tu puoi e devi vedere. Quindi questa relazione è sempre molto dialettica, in cui il soggetto non è mai assolutizzato e coincidente con l'io artista. L'artista è in relazione, risponde, chiede e risponde, e tenta e ritenta. E il disegno, secondo John Berger, era una costante, infaticabile sequenza di tentativi, fare e disfare, cancellare, tornare sui propri passi, guardare e riguardare, guardare meglio, guardare dopo, guardare instancabilmente e intensamente, e lasciare appunto alla cosa disegnata o alla persona disegnata la possibilità di guardare te che disegni. Prima di chiudere questa conversazione vorrei leggere Maria Dotti da un capitolo che è intitolato con una parola che noi oggi usiamo, abusiamo e spesse volte cambiamo anche di significato, cioè storyteller. Così scrive: non ho mai pensato alla scrittura come una professione. È un'attività solitaria e indipendente, il cui esercizio non produce una superiorità professionale. Fortunatamente chiunque può dedicarcisi. Quali che siano i motivi politici e personali che mi hanno portato a impegnarmi a scrivere qualcosa, la scrittura diventa, non appena mi ci metto, una lotta per dare un senso all'esperienza. Ogni professione ha limiti di competenza, ma anche un proprio territorio. La scrittura, per quanto ne so, non ha un territorio tutto suo. L'atto dello scrivere non è che un atto di avvicinamento all'esperienza di cui si scrive. Così, come è auspicabile che la lettura di un testo scritto sia un analogo atto di avvicinamento. Se non è ospitalità del pensiero, questo che cos'è, Mariana Dotti? No, infatti, ha fatto proprio bene a leggere questo piccolo pezzo di un testo cruciale, che appunto si intitola Lo Storyteller, che tra le altre, per continuare in quel ragionamento della catena, proprio delle catene che si creano tra persone che pensano certe cose, lo storyteller, che è un omaggio straordinario a Walter Benjamin, che a sua volta scrisse un testo luminoso intitolato Il narratore, lo storyteller è innanzitutto uomo o donna d'esperienza. Se non c'è esperienza, esperienza delle cose, esperienza della vita, esperienza della relazione con gli altri, non può esserci storia, non può esserci racconto di storie. Quindi, sotto questa definizione di storyteller, ci sta esattamente questo concetto: relazione con le cose, con la vita, con gli altri esseri umani, con gli animali, con le opere,
comunque un grande lavoro di connessione, un grande lavoro di avvicinamento e non solo avvicinamento, ma una volta che ci si è avvicinati, stare un po' a lungo vicini. E, è bellissimo John Berger, infatti, non si sia mai voluto definire romanziere, anche se ha scritto molti romanzi, ma sempre, così come lei giustamente ha letto, sempre con quest'idea che il racconto nasce da vicino e nasce da una necessità e nasce da una verità che è quella poi di quello che si è vissuto o di quello che si è saputo raccogliere della vita altrui. Prima di salutarci, Mariana Dotti, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? In questi giorni specifici, Toni Morrison direi, il meridiano dedicato a Toni Morrison che è appena mancata, che è mancata il 5 agosto, questa scrittrice africana-americana che io ho molto molto amato e che in più, posso dire, è stata la prima scrittrice che ho intervistato nella mia vita, tanti anni fa, quando lei non era famosa e io ero alle primissime armi. Quindi sto rileggendo alcuni dei romanzi di Toni Morrison raccolti nei meridiani e accompagnati da questi bei testi di Marisa Bulgheroni, Portelli, Spallino. Ecco, e tutto si tiene, eh? Tutto si tiene. Tra John Berger e Toni Morrison c'è una relazione. C'è sicuramente una relazione, un filo che li lega. Grazie davvero Mariana Dotti per il tempo che ci ha dedicato, per averci raccontato il libro edito dal Saggiatore di John Berger, il libro di John Berger intitolato Paesaggi a cura di, nella versione inglese di Tom Overton, l'edizione italiana e la traduzione a cura di Mariana Dotti, che ringraziamo ancora. Buona giornata. Arrivederci.